città sono luoghi complessi. Agire sulle città richiede strumenti concettuali e metodologici nuovi che siano adeguati ai cambiamenti in atto. Quali sono, secondo lei, gli sviluppi che ritiene più interessanti in questo contesto? Sì, dunque le città sono oggi un punto importante dello sviluppo dei paesi, ma sono anche dei luoghi molto complessi. Vanno messo insieme elementi di innovazione, elementi di crescita, diciamo, della competitività industriale, della ricerca, ma va coadiuvato anche con elementi di inclusione sociale. Credo che oggi avere la possibilità di disporre di dati aggiornati, certi e facilmente, diciamo, misurabili sono essenziali per poter programmare in qualche modo anche le politiche future. Questo per esempio è un dato molto importante nella vista della nuova programmazione 2014-2020, dove appunto ci saranno l'esigenza di avere dati certi per poterli giustificare interventi nel nostro paese con le risorse comunitarie. Quindi ritengo che l'utilizzo di questi dati sia fondamentale, ma che possa essere integrato anche con interventi, diciamo, autonomi di rilevazione dati, ed è quello che stiamo facendo con riferimento al programma nazionale Città Metropolitane, dove stiamo creando uno Smart Metropolitan Index che sulla base di circa 330 indicatori, alcuni dati ufficiali rilevati da altre base dati, in alcuni casi invece rilevati direttamente sul territorio, ci permetta con scadenza annuale di avere un quadro più puntuale di quello che sta avvenendo sia da un punto di vista dell'innovazione delle singole città, ma anche da un punto di vista dell'inclusione sociale.